Salve a tutti ragazzi e bentornati su Mitch Tuning. È veramente un sacco di tempo che non porto dei contenuti sul canale e che quindi sono inattivo. E dopo un bel periodo di riflessione, diciamo, in cui ho pensato di voler chiudere il canale, diciamo, in quanto non ho tempo realmente di fare video, però è comunque una passione quella che ho e che resta dentro di me, quindi proprio non riesco a stare lontano dalla macchina, lontano dalle modifiche e lontano dallo sharare con vo a voi, diciamo, quello che faccio. E mi manca appunto anche questa parte della mia passione, ovvero mostrarvi quello che faccio, come lo faccio e un po' tutti i progressi delle modifiche sulla mia macchina. Quindi ragazzi, voglio continuare a portarvi contenuti e a farvi vedere un po' quelli che sono i progressi, lo stato di avanzamento sulla mia macchina. Riprendendo un po' un punto da dove ci siamo lasciati, sono successe veramente tante cose, tanti eventi positivi e negativi. Per quelli negativi ovviamente mi riferisco a eventuali rotture, di parti meccaniche e cose del genere, e momenti positivi, ovvero quando sostanzialmente ho aggiustato i problemi e diciamo non sono stati tanti in realtà gli update per modifiche, ma più che altro sono stati i problemi alla macchina e diciamo la risoluzione di tali problemi. Quindi vi faccio vedere un pochino lo stato del BMW ad oggi, perché penso che ve lo devo. E qui trovate la mia macchina. Diciamo nel complesso non è cambiata molto e è sempre lei, insomma. Diciamo l'unica cosa che potreste notare di diverso è appunto il paraurti anteriore, con i cerchi più grandi da 18, con il canale differenziato, quindi all'anteriore avremo dei cerchi da canale 8, raggio 18, mentre sul posteriore dei cerchi da 18 con canale 8,5. Inoltre sul posteriore ho inserito dei distanziali da 2 cm, ma come potete ben notare le ruote sono comunque all'interno della carrozzeria, però sono veramente a filo e così mi piace veramente un casino. Per non parlare, ragazzi, di questo paraurti replica M3 che gli dà un aspetto veramente folle. Inoltre è giusto spendere una parolina per gli specchietti M3 che sono andato ad installare. Ovviamente non sono originali, ma sono delle repliche queste e sono veramente veramente belli. Diciamo che oltre questo, sulla parte esteriore non c'è stato nessun altro cambiamento, è sempre la stessa, però devo dire che con questa linea è veramente pulita e a modo. Al posteriore abbiamo veramente i soliti fanali con il solito scarico e il solito paraurti. Mentre vi porto un po' all'interno e vi faccio vedere lo stato di avanzamento. Cosa ho effettuato all'interno? Ho installato delle casse sia sulle portiere anteriori che sul, diciamo, la cappelliera, vediamo se riesco a riprenderla, sulla cappelliera posteriore. E come già sapete, ho inserito una radio. E poi basta, ci sono i soliti LED ambient e un po' di wrap qua e là in carbonio forgiato, però sostanzialmente è lei, questa è. Vi faccio vedere giusto il vano motore. Il vano motore penso di non avervelo mai mostrato di questa macchina, e in questo momento penso che non stia neanche nelle migliori condizioni. Questo è il vano motore e il bellissimo 6 in linea. Purtroppo il sesto cilindro è coperto da questa barriera mega galattica dove risiede il filtro antipolline. Solitamente sulla parte superiore ci sta la copertura del motore con, diciamo, le strisce argentate classiche, il logo BMW, però l'ho tolte perché di recente ho fatto dei lavori agli iniettori e quindi, diciamo, ancora non li ho rimontati.
cosa ho fatto a livello di motore? A livello di motore, ragazzi, ho fatto veramente non di tutto, ma quasi, perché diciamo ho installato dei collettori di scarico veramente gagliardi, dopo veramente tante bestemmie, realmente. Questi, vedo se riesco a farvi vedere una parte dei collettori. Questi sono tre e qui sotto ci sono gli altri. Sono dei collettori sportivi della Shedman. Per installarli ci è voluto veramente un sacco di tempo e sono stati veramente complicati da montare. Ovviamente non l'ho fatto io, ma è un lavoro che è stato fatto da Officine Cubo, e veramente ci si sono impegnati veramente tanto e dedicati tanto. E alla fine sono fittati e, dopo parecchie modifiche. Fatti i collettori e ho inserito ovviamente il filtro a pannello della Sprint Filter dell'aria e ho fatto una mappa alla centralina. Ovviamente quando dico ho fatto non l'ho realmente fatto io per quanto riguarda la centralina, ma l'ha fatto sempre Officine Cubo. Detto questo, che sono diciamo gli upgrade, passiamo un po' a tutte le parti che si sono rotte di questa macchina, che potrei farvi un listone infinito. Sostanzialmente, cosa è successo? Si è rotta la pompa dell'acqua, il termostato, ho dovuto cambiare tutti gli o-ring e i filtrini degli iniettori, ho dovuto cambiare tutte le sonde lambda della macchina e al momento però ce ne sono soltanto due pre-catalizzatori, perché questa macchina ha ancora i catalizzatori ma sono sportivi da 300 celle. E poi ho cambiato praticamente moltissime guarnizioni, ovvero quelle del coperchio delle punterie, diciamo, delle valvole, la guarnizione della coppa dell'olio, la guarnizione della capsula, se vogliamo chiamarla così, dove si inserisce il filtro dell'olio della macchina, e vari sensori che ho rimesso originali e veramente. Non me le ricordo tutte le cose perché sono veramente una lista infinita. Per non parlare poi dell'assetto con i street con molle ribassate HR meno 3, se non ricordo male, sull'anteriore, o meno 3,5, non ricordo, e meno 1,5 dietro. Sono state installate tutte le piastre di rinforzo sul telaio, sulla parte posteriore, insieme a tutti i power flex. Sul ponte posteriore ho messo questa copertura di nastro riflettente, ma diciamo un po' il suo lo fa, non è malissima. L'ho messa anche lì sulla ventola. Un'altra cosa che ho fatto, diciamo tra gli upgrade, è l'installazione di questo air intake scoop che porta un po' l'aria direttamente alla scatola del filtro. E ve lo consiglio, se avete questa macchina. Ve lo consiglio, vi lascio il link qua sotto perché la macchina ha guadagnato veramente non poco. Diciamo, a che altro ho fatto? Ho cambiato tutte le candele, ho cambiato tutte le bobine, veramente di tutto. Ho cambiato la guarnizione dei collettori di aspirazione, ovviamente dei collettori di scarico. E ho fatto un botto di lavori, ragazzi, per non parlare dei mega tagliandi. Ne ho già fatti due, anche se la macchina ha con me 10.000 km. Detto questo, quali potrebbero essere i prossimi upgrade? Non lo so. C'è stato un periodo in cui ho pensato di venderla perché i lavori che ho fatto sono veramente tanti. Ho speso una barca di soldi sia tra le varie modifiche che per ripararla. E però mi piace veramente tanto questa macchina, ragazzi, è il mio sogno. L'E46 M3 nello specifico è, diciamo, una delle mie macchine preferite. E questa è quella che si avvicina di più e di conseguenza non riesco a cambiarla, ragazzi, perché mi piace veramente tanto. Nonostante i problemi, ne ho avuti molti, ovviamente è una macchina chilometrata, ha tanti anni, non so come è stata tenuta dai vecchi proprietari, quindi insomma, diciamo, c'è da aspettarselo e già di per sé comunque queste macchine hanno parecchi problemi noti. Non sono delle macchine molto fortunate questa serie della BMW. Però ecco, diciamo, ne sono venuto a capo. Ora che ho risolto veramente di tutto, e non lo voglio dire troppo forte, però
diciamo, le cose che, che ancora si possono rompere potrebbero essere l'alternatore, e la pompa dell'olio, la catena e qualcosa a livello di motore. Per il resto, diciamo, a livello di contorno ho fatto praticamente di tutto. Quindi, ragion per cui per il momento me la terrò. E dal momento che me la tengo, ho in mente delle modifiche. Voglio alleggerirla perché l'intenzione mia è quella di anche portarla in pista, quindi la devo assolutamente alleggerire togliendo i sedili dietro e magari comprando dei sedili sportivi da mettere davanti. E poi magari qualche altra elaborazione a livello di motore più avanti. Quindi ragazzi, che dire, ho parlato veramente tanto, ho fatto un po' il logorroico oggi, però perdonatemi, spero che il video vi sia piaciuto di questo piccolo recap di tutto quello che è successo in questo mio periodo di assenza. Pubblicherò dei video che ho registrato precedentemente, tanto per far mostrarvi comunque alcuni lavori che ho fatto. Vi voglio lasciare però con una cosa stupenda, ovvero il sound di questo 6 cilindri che è veramente pazzesco, ragazzi. Quindi mi raccomando, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale se non siete iscritti, commentate per supportarmi e farmi capire che ancora mi seguite, mi volete bene e che supportate soprattutto il mio progetto. Mitch Tuning vi saluta, ciao a tutti, ragazzi. Mm-hmm.